Allora, ciao ragazzi, ciao appassionati di musica classica, ciao appassionati di Bach. Questo è il terzo, mi sembra, terzo video tutorial sul preludio della prima suite per violoncello di Bach. Si era arrivati alla quinta battuta. Vado subito al dunque, se no poi mi durano 80 ore video e casino. Allora, andiamo avanti. Avevamo visto l'ultima battuta. La quarta. Dove nell'ultima nota c'era questo fa diesis. Questo fa diesis ha una funzione precisa. È un semitono dalla terza. Non entro nei dettagli, se no perdo tempo. Comunque, manda sulla terza di Mi minore. Mi minore, come sempre, in questi casi, diciamo. Sottinteso, ecco, diciamo così. Quindi dal Sol maggiore armonicamente si va in Mi minore sulla quinta battuta. Quindi dopo aver fatto questo, che avevamo già visto, si va ancora col pedale di Sol e facciamo questo. Siamo ancora sulla scala di Sol maggiore, però c'è una nota che entra, il primo, diciamo, la prima alterazione extra fa diesis, che siamo in tonalità di Sol maggiore. Qui c'è un Do diesis di passaggio. Vediamo, allora Sol, Mi, Si, La, Si, Sol, Fa diesis, Mi. Fa diesis, Sol fa diesis, Sol si, Re, Do diesis, si. Quindi è come se in un certo senso Bach avesse usato in questa battuta un Mi dorico, ok? Col Mi minore naturale sarebbe questo. Col Do naturale. Invece aggiunge questo Do diesis. E qui siamo in. Arriviamo sulla sesta battuta che è un La settima. Quindi dopo questo. E cadiamo sulla terza di là, quindi Do diesis appunto. Da qui conviene vederlo come una tonalità di passaggio di Re maggiore, secondo me, perché appunto c'è un La settima, prima un Mi minore, che abbiamo detto appunto che usa scala dorica, in realtà usa semplicemente la scala di Re, perché in questo momento siamo il Re, secondo me, che c'è un 2, 5, 1. Andiamo a vedere la sesta battuta. Due volte la stessa formulina, stessa frase, quindi Do diesis, Sol, La, ecco che è La settima, cioè il Sol naturale. Io pillo qui, quarto tasto, quinto, settimo, quinto, settimo, quinto, settimo, quinto. Del Re, ovviamente. Altrimenti. Settima battuta di risoluzione, quindi sul Re. E fa questo. Vedete, risiamo con il Do diesis. Quindi Fa diesis, La, Re, Do diesis, Re, La, Sol, La, Fa diesis, La, Sol, La, Re.
fa diesis, mi, re. Quindi quarto tasto, settimo, del re, poi vado sul sol, sono settimo, sesto, settimo, rivado sul re, settimo, quinto, settimo, quarto, settimo, quinto, settimo, vado sul re, quinto, torno su, vado sul la, quinto, torno sul re, quarto, torno sul re, settimo, quinto. E poi c'è un bellissimo, secondo me, mi da prendere assolutamente a vuoto, sia che voi suoniate il brano sull'ottava bassa, sia che lo suoniate sull'ottava alta. Secondo me qui ci sta bene proprio questa botta di mi. Quindi dopo tutte queste battute cambia pedale, diciamo così, e va proprio su questo mi minore preso tranquillamente proprio con la tonica, col mi al basso. Fa ancora due volte la stessa frase, che è mi, mi, si, sol, fa diesis, sol, si, sol, si, mi, si, sol, fa diesis, sol, si, sol, si. Pure. E siamo arrivati alla nona battuta. Vediamo se riusciamo a guardarne qualcun'altra, altrimenti questo brano durerà 6 mesi. Cerco di andare un po' veloce, dai, arriviamo alla 12 oggi. Allora, nona battuta, la settima, quindi ancora una volta quinto grado di re maggiore. Ricordatevi di associare sempre comunque un accordo, anche se siamo in musica classica, di guardare che funzione ha. Quindi la settima risolverà quasi sicuramente, infatti questo è il caso, sul re maggiore. Quindi nona battuta. Quindi mi, do diesis, re, mi, re, do diesis, si, la, i primi due quarti. Questo. La seconda, il terzo quarto è sol, fa diesis, sol, fa diesis, mi, re. Quindi sol, mi, e sol, fa diesis, mi. E poi dal mi fa una settima minore, cioè va sul re, all'ottava sopra. Io prendo con lo stesso dito. E scende dal re con la scala, appunto, di re fino al fa diesis della decima battuta. Quindi tutta la nona battuta viene così. E siamo sulla terza di re maggiore. Decima battuta, che lavora quindi su re maggiore. Molto, abbastanza semplice questa. Fa diesis, mi, re, quindi terza, seconda tonica, ottava, quinta, ottava, quindi re, la, re, fa diesis, la, re, mi, fa diesis, la, sol, fa diesis, mi, re. Sentite com'è musicale questa frase. Poi c'è una delle battute che mi piacciono di più, dove diciamo che l'accordo può essere interpretato come re settima, ma anche come, scusate, come mi settima, o anche proprio come sol diesis diminuito. E fa questo, quindi arriviamo da qui. Qui c'è una tensione, questa nota
pazzesca, bellissima secondo me, proprio Sol Diesis. Questa va studiata con calma, che forse è una delle battute più importanti, più belle e più difficili del brano. Quindi, Sol diesis, Re, che io prendo a vuoto. Sol diesis, Re, Fa naturale. Fa naturale, Mi, Fa naturale, Re. Sol diesis, Re. Si naturale, Re fa mi re fa re, Sol diesis re. Io quando la suono, in questa battuta mi viene di fare un crescendo, quindi provate anche a esagerare sulla dinamica, poi a ritornare un po' nei canoni di Bach, no, diciamo nei giusti parametri, siamo a tempo, però provate. Cercate di sentire l'emozione che vuoi trasmettere con queste frasi, quindi questa tensione, chissà cosa voleva dire. Quindi non limitatevi a leggere le note, a suonarle, ma se provate a godere di queste frasi, che secondo me sono qualcosa di unico. Poi siamo alla minore, quindi siamo alla dodicesima battuta. Fa praticamente l'arpeggio di La minore in rivolto, quindi col Do al basso. Do, Mi, La, Si, Do, La, Mi, Re, Do, Mi, La, Si, Do, La, Fa diesis. Stesso giochino di prima, quindi sesta maggiore sul La minore. Mi. E anche la tredicesima è bellissima, stesso discorso di prima, può essere interpretata come un Si settima. O come un Re diesis diminuito. Le note sono queste. Due volte la stessa frase, quindi Re diesis, Fa diesis, Re diesis, Fa diesis, La, Fa diesis, La, Fa diesis. Prendetela come sempre, come volete. Guardiamo l'ultima, la dodicesima. No, scusate, la quattordicesima siamo. Dal Mi minore, siamo a Mi minore. Fa questa cosa qui, Sol, Fa diesis, Mi, Sol, Fa diesis, Sol, La, Fa diesis, Sol, Fa diesis, Mi, Re, Do, Si, La, Sol. E cade poi sul Fa diesis che diventa terza maggiore di Re. Quindi vi dico le ultime due, quindi la quindicesima siamo il Re settima, Fa diesis, Do naturale,
Re, Do naturale, Re, Do naturale, Re, Do naturale, Fa diesis per due volte. E poi sale di un semitono col basso, quindi... E Sol settima. Quindi Re settima dominante secondaria. Sol settima dominante del Do che arriva dopo. Quindi Sol, Si, Fa naturale. Ecco che Sol settima. Anche qui due volte la stessa frase. Quindi Sol, Si, Fa naturale, Mi, Fa naturale, Si, Fa naturale, Si. Quindi abbiamo visto dalla... Ora mi sono già dimenticato, mi sembra dalla quinta. Mi sono perso. Fermiamoci qui, forse sono andato anche troppo lungo. Ricordiamoci, cioè mi devo ricordare che siamo arrivati quindi alla battuta numero 17. Non siamo messi male, manca solo 6 mesi di video. cercherò di essere più breve, ma non è, diciamo, la mia caratteristica migliore. Quindi, ragazzi, chiudo. Per qualsiasi dubbio, soprattutto Alessandro, che era colui che mi ha chiesto tutto ciò, scrivetemi. Offendetemi, criticatemi, va benissimo tutto, però ora vi saluto e ci vediamo al prossimo video.